bentornati in un nuovo videoblog. Oggi l'ho iniziato con il make-up. Oggi è martedì 29 settembre e siamo ufficialmente in inverno. Siamo passati almeno qua a Prato dall'estate all'inverno, autunno eliminato. Attualmente è uscito un pochettino di sole, infatti sono felice perché anche se fa freddo almeno riscalda un attimino. Ho la voce un po' bassa perché non ho parlato moltissimo, ho solo fatto un messaggio vocale alla mia amica Simona e basta. Poi dopo sono stata molto zitta, ho addormentato Cristiano, infatti ho il baby monitor qua e questo è della V-Tech, l'ho preso su Evitas e si può anche parlare, si può... insomma, è molto semplice, c'è anche la temperatura della stanza, eccetera, eccetera. E quindi niente, mi sono portata il baby monitor e Cristiano sta dormendo nella next to me in camera nostra. Nello è allo studio attualmente ad allenarsi. Io mi sono truccata e come sempre qua sporcata. E a proposito di trucco, parto col farvi vedere delle cose che mi sono rimaste un po' indietro da farvi vedere. Come avete visto, ho utilizzato questo mascara. Ho finito un paio di mascara, se non mi sbaglio, uno sicuramente, quello di Benefit, il Roller Lashes. Vabbè, poi vi farò il video. E siccome sto terminando, lo sento abbastanza vuotarello questo qua di Essence, ho deciso di fare un ordine su Douglas.it. Penso farò anche un altro ordine adesso e vi faccio vedere che cosa ho preso. Servizio velocissimo come sempre, mi ci sono trovata molto molto bene e l'ordine è partito per le lime di Essence di cui vi avevo parlato in estate, un paio di mesi fa. Ne ho comprati 4 perché nei negozi non le riesco più a trovare, queste sono 3, la quarta è già in uso come potete vedere perché ero proprio a corto in astinenza. E queste sono le mie preferite e costano poco, ma oltre al prezzo che costano poco, più che altro sono efficaci, pratiche, sono le mie preferite. Penso ne abbiano anche un po', hanno rifatto un po' di pack così, però mi piacciono tantissimo e quindi ho fatto scorta. Penso che se farò un altro ordine le prenderò. Comunque, ho preso poi, come vi dicevo, altre cose di Essence. Vi faccio vedere anche i campioncini. Allora, ho ripreso il mascara, questo qua, perché quello che avevo preso I Love Extreme forse l'hanno un po' cambiato, non lo so, ci devo riprendere l'amore forse. Erano tanti anni che non lo utilizzavo, quello là rosa. Ho ripreso altre due long lasting, marrone e nera, Hot Chocolate e Black Fever, che sono le mie super preferite ormai. Lo sapete a memoria e visto che anche queste si fa fatica spesso e volentieri a trovarle, di queste non posso fare a meno, le ho volute riprendere. Poi ho voluto prendere questo rossetto che è lo Stay 8 Hour Matte Liquid Lipstick, addirittura brutta fine abbiamo fatto, mask proof, c'è scritto una novità Essence e è un color nude pesca, però dovrebbe un pochino ossidarsi. Poi casomai lo guarderemo sulle labbra, non ci ho pensato a metterlo perché ho sulle labbra oggi ho voluto indossare My Lips But Better MLBB di Clio e l'ho messo col pennellino per fare effetto ancora più naturale, perché messo col pennellino così mi piace tanto 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 e prima sotto avevo applicato un po' di burro per mantenere un po' più di elasticità nelle labbra, quindi ho messo My Lips But Better versione liquida di Clio. Poi mi sono ripresa la matita di Catrice che avevo preso 2 anni fa per le sopracciglia, l'avevo presa a Gran Canaria e finiscono subito queste qua e su Douglas l'ho pagata pochissimo, sono di quelle a mina extra fine visto che sto terminando tantissime matite, questa mi ricordavo che l'avevo provata, mi era piaciuta tanto, ho preso la 040, la 40, matita per sopracciglia resistente all'acqua, tutto super low cost. Considerate che ho speso in tutto gratis, non c'è scritto, non lo so perché non c'è scritto. Poi ho preso 2 prodotti per capelli che mi avevate consigliato voi, cioè una di voi
tantissimo tempo fa, e però me lo ricordavo, mi è venuta proprio, avevo voglia di provarli da quando questa ragazza me ne aveva parlato, perché non mi ricordo nemmeno se su Instagram o qua su YouTube, e sto parlando di questi prodotti di BioPoint. Questo addirittura è uno shampoo da 400 ml ed è uno shampoo micellare. Questa dicitura micellare mi ha ispirata parecchio ed è senza siliconi, sless, solfati e coloranti. E appunto parlando del fatto, a parte che è a base di aloe vera, e di solito i miei capelli vanno molto d'accordo perché per esempio i prodotti della Hydra Bomba di Garnier mi ci trovo molto bene, ora vediamo se promette, se mantiene quello che promette. E è con aloe vera, pantenolo e Hydra Plus, dona morbidezza senza appesantire per capelli normali e fini, e questo è un bel boccione bello grande. Poi ho preso, c'era anche, caduto un pennellino, c'era anche il balsamo pro, balsamo spuma lo chiamavano, abbinato, e io sinceramente ho preferito abbinarci la maschera. La maschera è solo 250 ml, applica la maschera sui capelli tamponati, lascia agire qualche minuto e risciacqua con cura. Per un risultato ultra light, alternala al balsamo soufflé. Per la mia tipologia di capelli intanto ho voluto provare questo, però vediamo se proverò anche l'altro. Voglio sentirne il profumo. Profumo molto buono e fresco. E presto inizierò a provarlo, anche se sapete che uso, cioè ho già tantissimi prodotti da testare. E quindi niente, questo è stato il mio ordine su Douglas. Ora dovrebbe tornare Nello appunto per darmi il cambio, perché andrò io a fare la spesa, perché ne ho proprio voglia, nonostante mi sia rotta il mignolo. Ora mi volevo spostare, ma è andato via il sole. Vabbè, vi faccio vedere le collanine che indosso. Ah, intanto il rossetto, guardate. Si è ossidato e il colore promette molto molto bene. Mi sa che sta tornando Nello. Quindi vi dico una cosa sulle collanine e poi vi saluto, approfitto e vado a fare la spesa. Tra l'altro vi ricordo di iscrivervi appunto al canale di Nello, perché man mano sta riprendendo con i video, e in questi giorni ha pubblicato uno sulla gravidanza, quindi sugli esercizi in gravidanza, come comportarsi con il fitness in gravidanza, e quindi visto che mi avevate fatto, insomma, visto che ho partorito da qualche mese e mi chiedevate spesso questa cosa, ho lasciato la parola all'esperto. Queste collanine vengono da Happiness Boutique. Dopo vado a prendere anche le scatoline e vi faccio vedere tutto il resto. Allora, questa è unica, fatta da due fili ed è in oro rosa. E questa mi è arrivata, l'ho scelta da pochissimo. Poi vi lascio anche il codice sconto del 10% qua sotto, che è valido per ordini sopra 29 euro. E poi questa qui invece con le stelline ce l'ho da parecchio tempo e l'ho usata tantissimo già in estate, mischiata ad altre collanine. E di questa avevo preso sempre in oro rosa anche il braccialettino, ancora il segno della bruciatura. E ora vi vado a prendere le scatoline e vi faccio vedere il resto delle cose. Eccomi, mi sono alla fine già vestita, ho messo leggings e questo, diciamo, maglioncino, no, maglioncino, questa maglia fina che è di Primark. Mi ricordo ancora, l'ho presa che ero incinta di Cristiano da neanche tantissimo, reparto pigiami, però è troppo carina, è fatta anche bene, l'ho lavata tante volte e niente, 6 euro spesi veramente bene. Comunque, faccio vedere che cos'altro mi è arrivato. Allora, mi sono arrivati questi orecchini, cioè, li ho scelti io. Questi sono i pacchettini, sempre molto carini, molto ben curati. Per ogni ordine dice che viene piantato un albero. Poi all'interno ci sono anche delle frasi molto carine. E questi per esempio sono gli orecchini, sono a cerchio, ora cerco di farveli vedere bene, vedete che si aprono così, sono
Sono molto piccolini, eh? E li vedo molto bene come anche secondo. Io prima di qua ne avevo quattro. Poi man mano il terzo e il quarto li ho fatti chiudere. Mi piacerebbe rimetterli però. Vedete come sono carini. Molto luminosi e discreti con la stellina, questi in argento, ovviamente c'è anche l'altro, oppure sono carini anche messi tutti e due dallo stesso lato. E poi in quest'altro, guardate, questa scatolina è fatta diversa, altra frase, e in color oro ho scelto questa collanina con i medaglioncini. Essendo martellati fanno un bel effetto luminoso e devo dire che non si sono assolutamente anneriti, non è mai successo niente. Considerate che questa qua l'ho utilizzata in piscina, al mare, l'ho veramente tenuta tantissimo e per ora insomma ho messo queste qua, che vi ripeto, questa è unita e questa è singola e poi c'è questa qua proprio dorata. Che anche è molto 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 carina. Vi lascio il link dei prodotti qua sotto giù nell'info box e poi niente, il codice sconto se vi può interessare per gli acquisti, ve l'ho detto, sopra 29 euro del 10% scrivendo Alessia Casprini, ma dopo ricontrollo e vi lascio tutto scritto qua sotto giù nell'info box. E niente, direi che è giunto il momento di andare a fare la spesa prima che si svegli il patatone e abbia bisogno di poppare. A dopo. Da 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 da. Ecco come mi tocca andare a fare la spesa. Dopo vi racconto anche che modalità vacanza, sì. E poi dopo vi racconto anche del piede che qua su YouTube non vi ho detto nulla. Ci aggiorniamo dopo, va? Allora. Sono tornata a fare la spesa, sono riuscita giusta giusta a filmare lo svuota la spesa. Ora sto, non voglio che mi blocchino il video, sto allattando Cristiano. Per fortuna c'è ancora Nello a casa, perché se avesse suonato il corriere mentre Nello era andato a prendere Mattia, era un casino. Scusate il casino qua dietro, ma è così. Aiuto! Lanciagranate. Da. Lanciamissili. È arrivato il regalo come si dice, di buon augurio per l'inaugurazione dello studio di Nello, Da parte di il mamma, papà e Mariano. My Studio. Lab Studio, e appunto è da parte Quindi dei suoi chi è genitori. mamma, papà e Mariano? Mamma, Vabbè, papà, Mariano e mio fratello. i suoi genitori e Mariano, suo fratello. Quello che mio fratello era, si può dire incazzato, adirato, Vabbè, perché ci è rimasto male perché giustamente lui aveva ordinato parecchio tempo prima, cioè nel senso giusto per farlo arrivare anche il giorno prima dell'inaugurazione. Ciao amore, hai finito di fare la pappa, mi ridi? E solo che non è arrivato. L'inaugurazione c'è stata sabato, oggi è martedì, quindi da Media World. Eccolo! eccolo. Altoparlante a torre Bluetooth. Bianco? Non lo so il colore, lo sai? Anche se bianco è bello, perché comunque Vabbè, fa beh. luce. Se è bello sia bianco che nero. Ascolta la tua musica via Bluetooth. Il telefono non è incluso, c'è scritto. C'è scritto sulla scatola là in basso. Sto morendo. Allora, praticamente io volevo una cosa del genere, perché mio fratello mi aveva chiesto cosa volessi. E ha detto, guarda, ho visto un po' su Amazon queste cose, perché comunque fanno arredamento, no? E ha detto quella no, no, questo coso fa cagare, fa schifo, non voglio. Davvero? E ha detto no, allora ti regaliamo la cassa della JBL, quella là, cassa Bluetooth portatile, che spesso si sente sulle spiagge. Ah, infatti, quella là che c'era a Castiglione, alle Rocchette. Sì, anche l'anno scorso comunque, quella ragazza dove stavamo l'anno scorso? In Sardegna? Sardegna. Forse sbaglio Gran Canaria. Ed è così. Bruttino, quindi praticamente dietro, ah, c'è persino, puoi infilare l'USB, carino, Andiamo a cambiarci. puoi infilare l'USB, Eh?
La scheda tipo Ma che memoria. dice Non mi questo? pensa Ma nessuno. che dice questo? Noi ci andiamo a cambiare, che siamo ancora in pigiamino. Eh? E ha fatto la cacca. Te. Bello. Decidilo te. Gestisco io. Sistemiti te il tutto e vai a cambiare Cristiano. C'è l'aggancio della porticina USB qui, quindi puoi infilare tranquillamente. Poi c'ha la SD, quindi la classica scheda per che si trovano anche all'interno delle macchine digitali, quella grossa. Poi infili il jack, quindi puoi ascoltare anche in quel modulo. Quindi è un sacco di cose, fico. Qua metti il cellulare, puoi metterci l'iPad, puoi metterci quello che vuoi. Bellino da morire. Ci piace, pollice qui, veramente bello. E poi c'è, se non sbaglio, anche il telecomando all'interno, eh? Sì, c'è anche il telecomando. Bellino. Dopo lo proviamo e vi dico com'è. Telefono non incluso, sto morendo comunque, ve lo dico. Però se non vuoi stare. Ora, il problema è l'altro. Infilarlo dentro. Lo aspettiamo alla signora qua. Nello deve andare a prendere Mattia e io mi dedico al pranzo. Farò delle spinacine col petto di pollo, come vi ho detto nello svuota la spesa. Con gli spinaci ci metterò ora un po' di formaggio. Allora, servirebbe il pan grattato, ma non ce l'ho, quindi uso la farina, pace, uso quello che ho. Vabbè, quindi devo sperimentare varie versioni. Oggi ero un po' di corsa, quindi va bene così, ecco. Vabbè, praticamente è un bel po' improvvisata questa ricetta, diciamo, perché dovevo avere più tempo. Ma vedete, poi dopo andrebbero messi in frigo una ventina di minuti per compattarsi, cosa che io non ho fatto. E poi ci voleva il pan grattato, quindi. Ah, sì! E c'è mio amore! E c'è mio amore Belloni! E mio amore Belloni! Prevoglioni. Allora, ho visto che mi sta lampeggiando la batteria. Vi faccio vedere la pianta nuova che mi è arrivata da Colvin, che ho scelto. Eccola qua, è Fiona. Io l'ho scelta con il vaso grigio.
e l'ho messa per adesso qua vicino alla mia Sanseveria che avevo preso sempre su Colvin tanti mesi fa. Sapete che io non ho per niente il pollice verde, ma la Sanseveria sta continuando a vivere e quindi speriamo bene pure per lei. Ce la farò, Matti? Sì. Grazie per la fiducia. La tua mano. Ti stai vedendo nello sportellino? E niente, vi lascio il codice sconto come sempre qua sotto giù nell'info box se avete bisogno. Fino a una certa data, ora non mi ricordo quale, per questo vi scrivo tutto sotto nell'info box, vi dà insomma diritto a ricevere il vaso in omaggio, a ricevere il vaso in omaggio invece di avere il 10% di sconto. Sia sui bouquet che sulle piante. Ho caricato la fotocamera. Oh, mi è arrivata una notifica sul telefono. Comunque, nel frattempo vi ho caricato anche lo svuota la spesa che lo trovate già online. Guardate anche il video dei finiti perché spesso mi chiedete dei consigli, delle cose che nei video recensione dei finiti ci sono. Nello è tornato, ma tra poco riparte. Avanti indietro. Mua. Quanto è bello lo studio tuo. A quando il tuo prossimo vlog? Noi ci proviamo piano piano. Prossimamente facciamo un altro video. Sicuramente parleremo di allenamento, e già ve lo dico, allenamento funzionale. Tutte le verità. Mi piace anche il titolo. Allora segnamelo. Davvero, me la dico adesso e poi mi diventi come sempre. Io ho fatto merenda, help. Ho paura di avere delle cose. No, Importante, non ci sono. non c'è roba verde, fammi vedere. Vedi? Roba verde denti. Sono verdi e basta, è quello il problema. Oggi ho provato anche alla fine anche l'altro rossetto che vi dicevo. Questo qua. Però un po' è andato via. Però ho mangiato. Vabbè. Poi ve ne parlerò. Rotti col naso, Annenzo. Ritrovate Ma la un'altra verità. zanzariera? Zambarzelliera, poi la porto piano piano, una volta la porto, c'ho ancora tante cose da portare allo studio. Una mazza da baseball? No, una clubbella. Rieccomi, dovrei avere anche la maglia un pochettino. Mi sembrava macchiata, scusate. Allora, nell'andata a lavoro sta per arrivare Mattia, che è stato un paio di ore da mamma. Niente, oggi sono contenta perché anche se c'è freddo per essere fine settembre, perché non è assolutamente clima da fine settembre, però almeno c'è il sole ed è tutta un'altra cosa. Assolutamente. Vi volevo far vedere alcune delle cose di cui vi parlavo di Evitas che ho preso su Evitas. Allora, ho scelto di prendere 4-5 prodotti della linea Mamma Baby. Un prodotto io lo conoscevo già e anzi lo avevo già acquistato 4 anni fa e si tratta di questo sapone. La particolarità di questi prodotti è che hanno anche un pack assolutamente carino, fashion, bellissimo, che fa anche arredamento, nonostante comunque sia plastica. Sono senza SLES, senza parabeni, senza nickel e cromo, cobalto tested. Sono troppo belli, ma i pezzi forti devono ancora arrivare. Anzi, sono quattro i pezzi perché uno l'ho scambiato per. Lo stavo portando in bagno, poi ho detto vabbè, glielo faccio vedere alle ragazze. Avevo preso da Ecom anche questo qua. Forse ve l'avevo fatto vedere anche in un altro vlog. Comunque era rimasto per terra nello studio e mi sa che lo porto o in bagno o in cucina. È inutile che lo tengo nello studio. Siccome il flacone è simile, mi si era confuso. Ma guardate quanto sono belli questi. Sono anche certificati ICEA, cioè questi anche per fare dei regalini a una mia mamma, insomma, sono stupendi, troppo belli. Anche Nello lo ha notato, dice che carini. Allora, questo è il doccia shampoo e questo è il bagno. Su Instagram già ve li avevo mostrati en passant, e alcune di voi sono, tra l'altro sono made in Italy e sono 500 ml. Mi avevano detto che, mi avete detto che vi siete trovate bene. E poi ho preso anche la crema viso e corpo. Da 100 ml.
Poi, sempre su Evitas, vi volevo recensire, o comunque vi volevo dire due parole sulla Mummy Bag, visto che ha un costo abbastanza elevato, ma vi dico che mi è dispiaciuto non averla presa prima di partorire, perché questa sarebbe stata perfetta per l'ospedale, come borsa per il parto. È gigante, e ovviamente ci sono scritte le misure sul sito, ma non rende l'idea. E più che altro molto ben organizzata dentro, ci sono un sacco di scomparti, c'è anche questo elastico, qua c'è una tasca grandissima e di qua ci sono altri due inserti, c'è anche il fasciatoio e la tracolla, è presente anche in altre colorazioni, c'è anche uno spazio addirittura termico per tenere il latte fresco oppure l'acqua fresca. Le cose io in questa borsone, ah, c'è un'altra tasca qua esterna. Con questo borsone io ho fatto la valigia per il mare per Cristiano, ho messo anche i pannolini, insomma stava tutto perfettamente. E poi all'interno avevo messo tutto dentro delle buste trasparenti. Come si chiama? Poi ho quello là, Pulcino Baby. Come si chiama? Vabbè, mi avevano inviato due kit di bustine trasparenti e avevo fatto la valigia in quel modo per Cristiano, mi sono trovata benissimo e ce l'avessi avuta per partorire sicuramente l'avrei presa. Così come costicchia, notate il codice sconto che è sempre Alessia10 e ve lo lascio sempre scritto qua sotto, ma è sempre scritto, se non mi sbaglio sotto a tutti gli ultimi video lo trovate. E per quanto riguarda il bagnetto ho preso altre due cose. Allora, una è questa. C'erano anche altre paperelle, alcune non me le dava disponibili. Praticamente è un prodotto in lattice di gomma naturale, quindi non è assolutamente plastica. Guardate che carino qua in rilievo. È troppo bellina, è fatta benissimo e l'ho presa appunto per Cristiano per il bagnetto. Questa è la scatolina che dopo andrò a buttare, e un altro giochino per il bagno che per ora non gli darò. In realtà se Mattia vorrà, perché Mattia ora spessissimo fa la doccia, è grande, insomma c'ha 4 anni, però tipo può capitare una volta ogni 10 giorni, mamma voglio fare il bagno. E ho preso questo giochino, sono delle meduse che si possono sia, per questo vi dico è più per Cristiano che non per Mattia, però magari Mattia un po' può giocarci. Anche se ha i suoi giochi amatissimi di Toy Story, infatti ultimamente gioca solo con quelli e con altri due bicchierini. Usa queste, cioè, questo lo terrò appunto un po' più per Cristiano, perché praticamente le meduse poi dopo si possono anche appiccicare l'una sull'altra, oppure il bambino le può semplicemente appendere alla vasca, al muro della vasca. Se non mi sbaglio, di questo brand, Bon o Boon, non so che brand è francese, canadese, americano, le ho dette tutte. Oh. Comunque, c'erano anche altre cose che si potevano poi unire. Per esempio, c'era anche forse la sacca dei giochi, insomma, c'erano altri giochini per il bagno. Questo sito ha cose anche un po' più particolari e anche molto carine. Di design, come per esempio design, insomma, non sono le classiche cose. Ho preso anche due scatole della Don't Buy Deer. Vedete, queste sono le scatole, c'è anche in rosa. Sono da montare e io ne ho prese due. Deciderò poi cosa metterci dentro, se giochi, alcuni libri, oppure altre cosine. Io direi giochi, comunque si possono utilizzare per contenere anche, che ne so, scorte dei prodotti da bagno, dei bambini, insomma, anche cose così. Avrei anche altre cose da farvi vedere, ma... scusate, ecco, l'ultimo prodotto da bagno, così abbiamo un filo conduttore. Ah, è la giraffa Sophie. No, vabbè, queste ve le devo per forza far vedere. Sono anche andata a mettere online il video comunque. Su Instagram poi le storie si cancellano, quindi non rimane mai niente. A volte è vero che ci sono le storie in evidenza, ma
Cioè, più ne mettete, poi dopo le altre scalano tutte, insomma, cioè il video rimane sempre. Infatti, spesso a volte capita, non riesco a trovare questa cosa e magari io vi mando il link e il video rimane. Quindi, insomma, spero anche di darvi anche dei consigli utili, sia per i vostri bambini, ma anche se uno ha bisogno di avere qualche ispirazione per fare un regalo, per non fare sempre le solite cose. Gli ho preso sempre della Don't Buy Dear. Questo librettino che può essere utilizzato sia nel passeggino normalmente, però questo va anche in acqua ed è morbidoso e anche sensoriale, come potete sentire e vedere. Sentite? Qua c'è la nuvoletta in rilievo, qua la parte troppo carina perché c'è il segnalibro del pesciolino e vabbè, niente di particolare, però per il bambino insomma è carino. Poi questi qua gliel'avevo già presi quando appena nato praticamente e li ama tantissimo. Ci sono anche di altri personaggi. Ora gli ho preso anche questo in abbinato. Allora, questo è un sonagliolino e lui lo usa tantissimo per la bocca. Tanto tanto tanto. Il brand è Trixie. Questo sempre è un sonagliolino e fa anche rumore ghi. Pepe tipo trombettina, ma non lo faccio perché c'è Cristiano appunto che sta dormendo, quindi evitiamo. Già che prima mi ci sono appoggiata o mi sono appoggiata alla giraffa e ha iniziato a suonare, cioè mi volevo maledire da sola. Questo lui lo ama tantissimo. Questa stessa cosa si può appendere anche al passeggino, carino perché c'è lo specchio, il bimbo si vede, lui lo ama tanto e mi ama tenendoglielo così. Lui ora almeno una ventina di giorni fa ha fatto così, si è appeso, carino, e fa un piccolo carillon. Carino, questo è il carillon. E poi l'ultima cosa che vi faccio vedere, anche se ne avrei tantissime altre, però per non mischiare troppo, ecco, vi ho fatto vedere le cose da bagno e ci tenevo alla mommy bag perché appunto essendo un prodotto costoso è buono avere anche una recensione. Volevo dire, la base è molto solida, ci sono i piedini ed è impermeabile. C'è anche la daddy bag e questa è la famosissima che io non conoscevo, l'ho scoperta da Federica su Instagram e è la famosissima giraffa Sophie. Ci sono anche tanti altri giochini della giraffa Sophie, questo è il più famoso perché è proprio la giraffina, anche questa è in lattice, che ha un profumo naturale buonissimo. Mi raccomando, non lavatela con acqua, ma utilizzate magari delle salviettine igienizzanti perché qua c'è il buchino da dove esce il suono e tante di voi mi hanno detto guarda, le fa la muffa, c'è anche fra le istruzioni, però io per esempio non le avevo lette le istruzioni, quindi grazie, grazie anche a Federica che lo ha ricordato. E niente, praticamente è fatta strabene perché il bambino la usa sia per la dentizione che per coordinare, per sviluppare la coordinazione bocca a mano, per afferrare gli oggetti. Ci tendi a me, vedete? Me la suonerei in testa da come sono scema, vabbè. E quindi niente, questa assolutamente non so perché io non la conoscessi. Ecco, aspetto i vostri commenti qua sotto, quante di voi conoscevano la giraffa Sophie? Cioè, se sono l'unica non è giusto, però qualcuno su Instagram mi ha scritto Ale, io non la conoscevo. E questo è anche un gioco con cui sta giocando tanto 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 tanto. Noi, devo dire la verità, ne abbiamo pochi ma buoni. Questa è un po' la mia filosofia con Mattia. Non tanto noi avevamo comprato quanto un po' gli altri a caso, un po' così, il primo figlio. Adesso io ho le idee molto più chiare su tante cose e sono un po' più caterpillar e anche un po' più, mi sento anche un po' più, come vi posso dire? Più sicura di me stessa, l'esperienza è una grande maestra di vita, c'è poco da fare, e quindi facessi altri figlioli forse andrebbe sempre meglio sotto questo punto di vista, non lo so. È ovvio, ogni bambino ha sé tutto quanto, però ci sono alcune cose che se si sa più o meno in cosa si va a incappare, tra virgolette, è tutto meglio, come per esempio anche il parto stesso. Questa volta sono partita da casa comunque mentre erano i giorni sotto parto, non c'era più la cosa dell'incognita, dell'ignoto, perché fino a che non partorisci non hai idea di cosa sta per succedere.
vedere, non hai idea, perché gli altri ti possono raccontare le sue opinioni, ma su di te non lo sai come funziona il tuo corpo. E poi ci sono tante donne che dicono ogni parte a sé, e anche il mio è stato a sé stante, anche se bene o male io con tutte e due parti ho avuto due parti naturali, ho sentito il mio corpo che già iniziava a prepararsi al parto già da prima, quindi un corpo che era già si stava preparando da solo, non ho avuto bisogno di induzione. E però questo secondo parto è stato lampo rispetto al primo, anche se il primo comunque è stato molto veloce, però questo è stato, cioè per essere un primo parto, è stato con l'epidurale, questo è stato senza epidurale, vabbè, ma di questo ne parleremo in un altro video perché io ancora il video del parto non l'ho fatto a 3 mesi dalla nascita, ma inizio forse ora a riuscire a riprendere un po' in mano il tutto, quindi non lo voglio dire neanche troppo ad alta voce. Comunque a me ha fatto piacere fare due chiacchiere con voi oggi. Penso di concludere qua il video vlog, così mi dedico anche a rispondervi un po' sui direct e tutto quanto, anzi mi vado anche a struccare. Se avete delle richieste di alcuni video particolari, anche alcuni video che non faccio, non lo so, boh, scrivetemi qua sotto nei commenti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato piacevole di compagnia. E vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video. Ciao!